Il pilota Luca Cantamessa, in coppia con la navigatrice Elisa Bollito su Peugeot 207 S2000, scuderia National Proclama, si sono aggiudicati la 26esima edizione del Rally Città di Ceccano, aggiudicandosi contestualmente la Coppa Italia 2011. È stata una gara forse una delle più difficili che ho dovuto affrontare, perché ne ho fatte tante a livello italiano, ma questa era particolare, completamente fuori dai canoni di come siamo abituati, molto scivolosa, con degli avversari veramente tosti. Al secondo posto si è piazzato il duo ciociaro Gianni Davelli e Ernesto Marini su Abarth Grande Punto S2000 della scuderia Drake Racing. La coppia nell'edizione 2010 aveva vinto il Rally di Ceccano. Alle loro spalle un altro equipaggio locale, Francesco Bucciarelli e Riccardo Silvaggi, su Peugeot 207 S2000 con i colori della scuderia Drake Racing. Grazie a questo terzo posto al Rally Ceccanese, la coppia Bucciarelli-Silvaggi guadagna la seconda posizione assoluta in Coppa Italia. Infatti quest'anno il Rally di Ceccano ha avuto una validità ancora più importante, poiché si disputava per la finale unica di Coppa Italia. Presenti i migliori piloti che nella stagione 2011 hanno vinto l'accesso per la finale, provenienti da ogni parte d'Italia, dalla Sardegna anche l'avvocato Maurizio Diomedi, che dopo un'uscita su strada su PS1 si è classificato quarto assoluto. Da segnalare i tanti ritiri durante la competizione, per incidenti senza conseguenze per i concorrenti e guasti meccanici che hanno interessato gli equipaggi in tutte le prove speciali, confermando l'estrema tecnicità del percorso dai molti cambi di ritmo, passaggi dallo stretto al largo, dal veloce al guidato. Soprattutto sono stati i cambiamenti del fondo stradale ad ingannare i piloti, che sono incorsi in incidenti sia in frenata sia in percorrenza nelle prime prove ancora umide. Sono così finiti fuori gara concorrenti dati per favoriti come Marco Runfola, Felice Pizzuti, Tonino Di Cosimo, Paolo Francescucci, Claudio De Cecco, Alberto Barigelli, Marco Signori, Tullio Turatti, Mario Sulpizio e Lorenzo Pittiglio. Sul palco d'arrivo sono transitati meno della metà dei partenti, tra i ciociari che si sono contraddistinti anche il giovane Simone Girolami con la sua Renault Williams, riuscito a posizionarsi al settimo posto assoluto. Sfortunato invece Marco Rossi, che a bordo della sua Clio Super 1600 ha dovuto abbandonare la gara per noie meccaniche. Bene invece l'imprenditore Giuliano Fasili, che pur guidando un'auto troppo aggressiva su fondo viscido si è piazzato nono assoluto. Ed infine fuori dai giochi il driver romano Max Rendina, che per rottura del differenziale abbandona la sua gara all'ottava prova speciale.